Questo programma è presentato da Fusco, specialisti della nutrizione animale. Novofil, azienda fondata negli anni Ottanta con unica sede a Mano Calzati. È un'azienda leader nella produzione di filo per saldare, dotata di tecnologie all'avanguardia per garantire costanza nella qualità dei prodotti. L'azienda è specializzata nella produzione di fili in acciaio al carbonio e nella distribuzione di fili inox ed alluminio. Novofil è oggi sinonimo di affidabilità, flessibilità, qualità e servizio ai clienti finali, tanto da seguire l'intero processo, dalla trafilatura dell'acciaio al prodotto finito. Grazie all'esperienza acquisita, Novofil distribuisce i propri prodotti in tutte le parti del mondo, dall'Europa agli Stati Uniti d'America, fino ad arrivare ai mercati dell'Africa e dell'Australia. Novofil, via Variante Est Avellino, strada statale 7 bis, chilometro 306-900, Mano Calzati. Per info www.novofil.it. Niente fumo e cibo sano, anche al cuore si comanda. Ben ritrovati ai telespettatori di Sport Channel 214, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Speciale Ritiro. Questa è una puntata particolarmente e piacevolmente affollata. La prima vera novità, Marco, sì, è il grande ritorno di Titti Festa. Non ciao, esageriamo, Titti. Buonasera Maria, buonasera Marco. Marco è messa ai margini oggi, Maria, la vedo dura per lui. Allora, dicevo, particolarmente e piacevolmente affollata questa puntata, innanzitutto perché la location è ancora una volta speciale e particolare. Marco, questa volta lo chiedo a te. Siamo in giro per evitare che mi arrivi qualche pallonata. Per tutelarci, anche se parleremo di calcio, abbiamo anche il basket alle nostre spalle, segno che Sport Channel resta trasversale. Marco, siamo ospiti, come rivela anche la presenza del sindaco qui al nostro fianco, del comune di Mercogliano. A voi le presentazioni, io mi defilo un attimo, Marco. Ma non parlo da 20 giorni, prego. Da meno, da 16. Buonasera al sindaco Vittorio D'Alessio. Buonasera, benvenuta alla redazione di Sport Channel nella nostra cittadina. Il sindaco ci presenta un po' tutta la squadra. Ma oggi ho una parte della squadra, ho l'assessore al bilancio Pasquale Ferraro, il delegato allo sport Antonio Della Pia, poi c'è Barbara Evangelisti, istruzione e cultura, assessore ai lavori pubblici, a protezione civile, agli eventi e alle politiche giovanili il caro amico Giuseppe Barone, e poi c'è il delegato della Prologo Fiorentino Saveriano, della Prologo Mercogliano. Marinelli si è dimenticato. Carmine Marinelli, assessore al lavori pubblici e protezione civile. Vabbè, il motivo per cui siamo qui lo facciamo dire a lei e poi anche a Fiorentino, cioè avete realizzato per una tradizione, diciamo, che va avanti da diverso tempo, questo playground qui davanti alla piscina comunale, iniziativa voluta alla Prologo in collaborazione con l'amministrazione comunale. Sì, qualche anno fa, 3 anni fa circa, un'idea della Prologo fu quella di realizzare questo campo di basket, questo playground di basket con dei campi in sabbia, beach volley e beach soccer. L'abbiamo realizzati, gli altri campi sono stati dismessi perché giustamente occupavano, ecco, c'era un po' di impegno per mantenerli, vista il periodo invernale abbastanza uggioso, ecco. E pertanto questo invece, che poi è stato omaggiato dal
dall'amico, dall'imprenditore Iannaccone, in collaborazione con il gruppo Marinelli, siamo riusciti a recuperarlo con l'impegno anche del delegato agli impianti sportivi del comune di Mercogliano, Davide Bolognese, che doveva essere presente. Siamo in attesa che... Sì, ma a Mercogliano aspettano il campo di calcio. Il campo di calcio. Poi dopo parliamo di Avellino. Quando arriva questo campo di calcio, assessore? Bisogna aspettare un po', siamo in attesa di qualche risposta, ma appena avremo questa risposta siamo già attivi per iniziare i lavori. Anche perché insomma è un'attesa che dura da tanti anni. Sì, le vicende sono state un po' complicate, però abbiamo tutta la buona volontà e la voglia di iniziare presto. Grazie. Fiorentino Saveriano, vicepresidente della Proloco, salutiamo anche la presidentessa Stefania Porraro, speriamo di averla dopo. Bella iniziativa come sempre, quanto tempo durerà? Durerà spero quanto più possibile, sicuramente fino alla fine dell'estate. Tra l'altro anticipo che comunque l'8 settembre in quest'area realizzeremo Viale Sport, che è una in collaborazione con il presidente del CONI Saviano, una promozione sportiva di tutti gli sport per i bambini e i ragazzi. Quindi fino alla fine dell'estate siamo contenti di aver messo di nuovo in moto questi campetti che abbiamo ideato insieme all'ex presidente della Proloco, oggi attuale sindaco, e anche per noi una enorme soddisfazione che quindi finalmente con l'amministrazione c'è una comunità d'intesa e quindi si riesce a lavorare in piena sinergia. Maria, non so se ci sono già domande, sì. Il microfono te lo fai dare da in giro. Allora, domande non ce ne sono, però Antonio Santaniello, sì. Ti stranamente ci scrive Juventini, adesso insomma cromaticamente siamo più milanisti che Juventini. Non ci siamo messe d'accordo, però vabbè, salutiamo Antonio Santaniello. Luciano Crescitelli entra nel vivo del calciomercato e dice: allora su Blondé ho ragione io. In realtà Marco, la questione Blondé si è un po' arenata per entrare nel vivo del mercato, ovviamente poi parleremo anche d'altro. Al momento si è arenata, il procuratore del calciatore Nicoletti dice che non ha ricevuto alcuna chiamata e che la trattativa al momento è un po' farraginosa, probabilmente per questioni economiche. C'è un motivo, però lo stesso Nicoletti non chiude la porta all'arrivo di questo calciatore. Entriamo nel vivo, lo diciamo subito, perché allora nel pomeriggio innanzitutto la Vigno ha annunciato un nuovo calciatore. Ci chiedono una breve descrizione di Minucci per cui Minucci, difensore centrale, grande prospetto del 97, acquistato prima dall'Inter, poi dalla Fiorentina, però dobbiamo dire anche che nell'ultimo anno e mezzo non ha fatto bene, ma è un calciatore che ha bisogno di rilanciarsi. Ultimo anno prestato dalla Fiorentina all'Argentinos Juniors, 21 presenze, è tornato. Età, Marco, mi sono persa l'età. Del 97, okay. 22, insomma da un anno e mezzo non fa bene, ha bisogno di rilanciarsi, però è un prospetto interessante. Certamente Rizzo del Genoa lo era ancora di più, ma non è stato possibile prendere l'ex Inter, è stato preso Minucci. Adesso che cosa succede con Blondé e anche con De Marco? Succede che da domenica sera la priorità dell'Avellino è far tornare un bomber importante che si chiama Gigi Castaldo. Beh, però non svelare tutto, allora sveliamo una cosa ai nostri telespettatori. Vi diremo cose interessanti. Che ieri sera il sindaco di Mercogliano, Vittorio D'Alessio, mi ha mandato un messaggio perché voleva sapere se nulla di compromettente. Sindaco, non mi permetterei mai, qua tremavano tutti, per sapere se tornava o meno Gigi Castaldo. E allora le voglio chiedere, da tifoso che ha visto la squadra, che impressione ha avuto e se è favorevole al ritorno di Castaldo. Castaldo è un bomber, quindi questa squadra ha bisogno di un attaccante, anche perché abbiamo una buona ossatura, è necessario secondo me puntellare un po' il centrocampo e qualcosina in difesa. L'attacco con Alvodoro e Alfaghe me lo vedo un po' deboluccio al momento, gli score sono molto chiari, tiriamo poco in porta, quindi abbiamo bisogno di un attaccante di peso quale Gigi Castaldo. Gigi Castaldo ritornerebbe con un po' di polemiche vista l'abbandono
dello scorso anno, ma sicuramente il popolo avellinese non può dimenticare i trascorsi. E Gigi Pizzi, Castaldo, allora proporrei, dopo giustamente le sollecitazioni del sindaco, sì, e visto che già c'è chi nella nostra polemizza, chat, ricordiamo che siamo in diretta su Facebook e su YouTube, alle 22 la trasmissione andrà anche in televisione, c'è chi non è che polemizza, però dice non lo vogliamo, non vogliamo Castaldo, Carlo Sacco. Chiediamo anche ai nostri ospiti, insomma, così li coinvolgiamo, facciamo partire il sondaggio, Castaldo sì, Castaldo no, considerando che è stato un bomber importante per questa squadra, però c'è sempre il famoso dilemma legato ai cavalli di ritorno. Ma come si fa a dire di no a Castaldo? È un pezzo di storia importante dell'Avellino, abbiamo tutti davanti agli occhi la disperazione di Bologna quando quella traversa ha fermato un poco un discorso importante, quindi sicuramente ha dimostrato grande attaccamento all'Avellino, ha dato e ricevuto tantissimo. Io personalmente spero in un suo ritorno. Quindi abbiamo incassato un sì a Castaldo, proseguiamo. Sì, beh, sicuramente sarebbe un grande ritorno perché anche porterebbe molta esperienza in questa squadra che comunque è stata assemblata in pochi giorni e insieme al Badoro penso che farebbe una grande coppia d'attacco. Allora, ancora sì, anche all'assessore alla cultura. L'assessore ha fatto la distratta sulla domanda sul calcio, ma tra un po' ci ritorniamo. Andiamo avanti, allora Castaldo sì, Castaldo no. Ma certamente che Castaldo sarà una figura importantissima se ritorna, è stato sempre un calciatore trainante per l'Avellino e poi nei momenti decisivi ci ha fatto vedere quanto vale, certamente vogliamo Castaldo. Un ritorno di Castaldo sarebbe ben visto dalla piazza? Assolutamente sì, perché porterebbe esperienza che è proprio quello che serve in questo momento all'Avellino e poi ha dimostrato anche tutto il suo attaccamento alla maglia negli anni passati, quindi assolutamente sì. Presidente, anche lei favorevole, prego. Anch'io sono d'accordo a un ritorno di Castaldo, non sono d'accordo con chi lo critica sul fatto che non abbia accettato la possibilità di andare nei dilettanti, perché comunque è una scelta coraggiosa per un professionista quale Gigi Castaldo. Mercogliano vuole Castaldo, esatto, su questo esatto. Non ci sono assolutamente dubbi. Marco, però i dettagli dell'operazione quali sono? Ricordiamo che Castaldo qualche giorno fa era stato richiesto dalla Juve Stabia, si era nata la trattativa ufficialmente perché la Casertana non voleva cederlo, Casertana con la quale 10 giorni fa ha dovuto rimodulare il contratto e ridursi l'ingaggio, in realtà non voleva andare lui, ma sappiamo che ad Avellino è proprio impossibile che dica no. Allora vi spiego un po' velocemente la cosa. Castaldo lo scorso anno ha firmato un triennale importante in Serie C, ha ancora 2 anni di contratto, fino al 1° agosto era di 330.000 euro che ha ridotto a 260. Non ha spalmato su 3 anni, quindi sempre 2 anni, 260.000 euro, con un impegno quando ha ridotto su richiesta del presidente. Qualsiasi squadra chiama, ok, ma dovesse chiamare l'Avellino, ne parliamo. Ha chiamato la Juve Stabia, come dicevi tu, Castaldo non era assolutamente convinto di tornare, la trattativa è sfumata anche perché la Juve Stabia sta per prendere Sissé. Domenica sera, è ufficiale perché lo hanno dichiarato tutti, Disomma ne ha parlato con il direttore sportivo della Casertana, ma allo stadio c'era anche il presidente della Casertana con la moglie, glielo ha chiesto ufficialmente, lo ha chiesto anche all'agente, parliamo dell'avvocato De Notaris, e come abbiamo sempre detto l'Avellino, che deve spendere 1 milione di euro lordo, si è conservato un gruzzoletto, circa 150.000 euro per l'attaccante. Non possiamo fare contratti biennali, lo sapete, però qual è l'escamotage che andrebbe benissimo alla gente, a Castaldo e anche all'Avellino? Per un anno l'Avellino punta a una cifra del genere, con l'impegno sempre scritto che in caso di salvezza il prossimo anno riscatta anche il secondo anno di Castaldo. Ora la palla passa alla Casertana, il presidente che ieri sera ho sentito chiaramente era un po' così disorientato perché non si aspettava, soprattutto nelle condizioni in cui era l'Avellino fino
a domenica, lo è tuttora, questa proposta fatta alla Casertana. Non vorrebbe assolutamente privarsi di Castaldo, non lo vuol fare perché è il capocannoniere del campionato dello scorso anno, 17 reti, non lo vuol fare perché la piazza non accetterebbe un addio di Castaldo, non lo vuol fare perché una decina di giorni dalla chiusura del mercato diventerebbe difficile sostituirlo. Ma nel calcio tutto è possibile? Ma tutto è possibile, soprattutto se Castaldo continua, anche se in silenzio, non potrà mai dire non voglio restare a Caserta perché rispetta la piazza come lo rispetta la gente, ma è chiaro che non è rimasto insensibile. Quindi che si fa, sindaco? Castaldo arriva ad Avellino. Però c'è un però, perché loro stanno insistendo, anche Violante, il direttore sportivo della Casertana, lo ha dichiarato, ha detto... C'è la trattativa, è reale, è concreta, ma noi a 10 giorni dalla chiusura non possiamo permetterci di rinunciare, quindi ha fatto capire che vuole un indennizzo. Avellino chiede l'indennizzo. A questo punto l'indennizzo secondo me di somma non lo vuole e non lo può. Però attenzione, il fatto che oggi non siano arrivati al campo De Marco e Blondé può avere una ragione, ormai è congelato da un po' di tempo perché si sperava di arrivare su Rizzo, poi invece si è virato su Minucci, ma per risparmiare, perché anche qui la Fiorentina pagherà l'ingaggio. Fermi mai, non lo fermavi mai durante le puntate. E voglio spiegare, poi dopo vi ridò, almeno d'estate, fatemi parlare. Dicevo, arrivando al punto, mi perdo il filo, abbiamo preso Minucci, quindi non è più priorità il difensore. Se c'è bisogno di fare un sacrificio, lo si fa per Castaldo, quindi l'Avellino nelle prossime 48 ore punterà forte per riportare Castaldo in Irpinia. Maria. Va bene, Marco. Allora, continuiamo con le sollecitazioni che arrivano da chi ci sta seguendo in questo momento sui social. Allora, Gabriella Antonulf, che si preoccupa sempre della situazione societaria, ci sollecita su questo argomento, ci dice: penso che stiamo un po' perdendo di vista i problemi del duetto De Cesare e Mauriello, che potrebbe portare alla rovina dell'US Avellino. Sintetizzo, come hanno fatto anche con il basket. Allora, noi diciamo a Gabriella che non stiamo assolutamente perdendo di vista quel che succede all'interno della società, tanto che per ricordarne una, negli ultimi giorni abbiamo dato notizia dell'accertamento arrivato nuovamente a Gian Andrea De Cesare, ma al contempo noi ci chiamiamo Sport Channel, ci occupiamo principalmente di sport, per cui ci interessa molto parlare di quel che sta succedendo sul campo, considerando che abbiamo passato anche un'estate, insomma, un po' come dire, travagliata a parlare d'altro, e quindi vi diamo conto di quanto sta accadendo. Quando c'è l'attualità vi raccontiamo ovviamente, diciamo, anche che la quella notizia che c'è, che il 6 settembre c'è la data di scadenza per la presentazione del famoso piano di concordato in bianco. Bisognerà capire se si prenderanno gli avvocati legali di De Cesare altri 2 mesi come prevede la legge, se invece ci sarà un colpo di scena di cui si vocifera, cioè che addirittura pagherà tutti i creditori, o se invece appunto la situazione rimarrà in stand by. Questa è la notizia che possiamo dare per certa, però è chiaro che, visto che comincia il campionato domenica con il Catania e che la rosa sta per essere puntellata, noi ovviamente la priorità raccontiamo. Resta quella. A proposito del sondaggio Castaldo sì, Castaldo no, Luciano Crescitelli dice: non solo per le qualità tecniche, ma come si fa a dire di no? Gerry Nocella è di un altro avviso, dice no ai cavalli di ritorno. Luciano Crescitelli sollecita, dice abbonatevi e venite allo stadio, poi apre anche il discorso degli abbonamenti che dobbiamo assolutamente fare. Quindi partiamo con gli abbonamenti. Titti, noi oggi abbiamo dato una indicazione già importante nel corso del telegiornale, proprio a proposito della campagna abbonamenti. Ci saranno prezzi vantaggiosi soprattutto per chi deciderà di abbonarsi in Curva Sud, però non ci saranno le solite promozioni insomma riservate a determinate categorie. Allora, mentre io faccio rispondere il sindaco, tu mi andiamo a vedere insieme i prezzi che sono usciti sul sito ufficiale della società. Comunque, 80 euro il costo della curva. Come diceva Maria, non ci saranno sconti e agevolazioni perché, sindaco, bisogna fare cassa. Prima di tutto, lei farà l'abbonamento, lo fa ogni anno. Farò i biglietti perché l'abbonamento non mi consente di andare, ho vari impegni, li ho avuti in passato, penso che con questa esperienza politica ne avrò raddoppiati, quindi farò il biglietto ogni volta che andrò allo stadio. Mi auguro che abilitano di nuovo la tribuna centrale, la tribuna laterale, perché è abilitata, quella un po' più... quella che più frequenta dal sottoscritto e dai miei amici, quindi speriamo di fare
un buon campionato e ci auguriamo che il prossimo poi possa essere Mercogliano la sede di ritiro dell'Avellino Calcio. Abbiamo lanciato, Marco, ha lanciato il sindaco una questa sfida che voglio lanciare proprio ad agosto di quest'anno, perché se il TAR si pronuncia, credo che affideremo i lavori del campo sportivo a brevissimo e credo che in un anno riusciamo quantomeno a realizzare la struttura base del campo sportivo per dare a Mercogliano quello che merita da anni. Quindi campo pronto. È un impegno che prendo con la cittadinanza, sì. L'ha detto davanti alle telecamere, campo pronto. E portare l'Avellino in ritiro l'anno prossimo. Ci può Quale stare. Quale migliore location è Mercogliano? Allora Maria, mi dici i prezzi così poi chiediamo ai nostri ospiti se si fanno meno l'abbonamento. Allora i prezzi sono questi: la curva sud 80 euro, la Terminio 180 euro, tribuna Montevergine laterale 2,20, tribuna Montevergine centrale 400, poi c'è la quota sostenitore 600 euro, c'è questo abbonamento Wolf Advanced che per quest'anno, dice la società nel comunicato diffuso questo pomeriggio, chi vorrà sostenere la squadra potrà acquistare un abbonamento sostenitore che rispetterà i seguenti prezzi, quindi sostanzialmente il prezzo che vi abbiamo prima suggerito maggiorato di una ventina di euro per sostenere insomma la società in questo momento di difficoltà. Breve sondaggio. Abbonamento sì o no? In famiglia almeno un paio sono fissi ogni anno, penso a mia moglie, a mia figlia. Le signore sono, le donne di casa sono tipo Curva Sud 100-100, come dice. Chiederemo LVS. Va bene. Quindi ci sono. Sì, sì. Se posso fare solo un appunto, non sono d'accordo sul cancellare gli incentivi, le varie proposte sugli abbonamenti, perché secondo me è importante avere vicino il popolo biancoverde anche con delle forme di incentivi. Anche su questo Titti però dobbiamo precisare quel che abbiamo è stato detto a noi, ne abbiamo ampiamente parlato con l'ufficio stampa, ci rivelavano che ovviamente loro malgrado hanno dovuto prendere questa decisione, non è di peso dalla società, ma ce l'aspettiamo ed è il bello della diretta. Perché come c'è un controllo da parte comunque dei commissari, per cui non possono applicare sconti ma devono, come dire, lo diciamo in soldoni, monetizzare lì, esatto, dove possono. Allora? Abbonando sì o no? Sicuramente sì, ma come del resto penso anche tutta la tifoseria avellinese, perché come ha già dimostrato anche in passato, nei momenti di difficoltà si stringe tutta intorno alla squadra. Assessore? No, io per l'abbonamento è un po' di anni che non vado allo stadio, poi se come il sindaco diceva possiamo qualche domenica, facciamo il biglietto, andiamo a dare il nostro supporto. Anch'io penso che provvederò con i biglietti ogni qualvolta potrò esserci, per quanto riguarda i prezzi penso siano in linea con la categoria, quindi ci stanno, insomma. Fiorentino, io so che tu te lo fai l'abbonamento, o accompagni il sindaco, che fai? No, io ogni anno dico vabbè, non lo faccio l'abbonamento, poi puntualmente vado a vedere tutte le partite, quindi do un contributo ancora maggiore alla società. Stessa cosa mia, sì, sì, identica. Paghiamo il doppio l'abbonamento. Sì, però quest'anno bisogna abbonarsi, cioè non è un problema, qua Vittorio non mi trova d'accordo, perché l'Avellino sta in difficoltà, non ha liquidità, caro sindaco. E allora mi abbono. Bravo, vedi, ho recuperato un abbonamento. Se per par condicio Gianluca Festa l'ha fatto con il calcio Avellino, io dovrei farlo con il calcio Mercogliano, perché loro hanno fatto Gianluca Festa lo farà anche col Mercogliano, anche con Mercogliano, no. E lo farò con Avellino. Qua mi impegno io, nella peggiore delle ipotesi pago io per Gianluca Festa e troviamo il modo. Dicevo, è importante fare liquidità, fare cassa. Al momento l'Avellino sta facendo mercato, forse non l'abbiamo capito, con la fideiussione e l'iscrizione che consente di depositare contratti fino a 1 milione di euro lordo, ma questi soldi, dovesse succedere quello che non ci immaginiamo e non vogliamo, comunque andranno dati, e gli introiti o entrano con gli abbonamenti o entrano con le sponsorizzazioni o entrano con i biglietti. Però immaginate, se diamo subito una risposta positiva, entra qualcosa nelle casse sociali, magari ci possiamo anche permettere Gigi Castaldo a fine campionato, a fine mercato. Come Conte. Però devo dire che sindaco, subito è arrivata una precisazione da una sua concittadina. Antonia Ciampa dice: vorrei dire al mio sindaco Vittorio di fare l'abbonamento almeno per sostenere la squadra, come fanno tanti tifosi fuori Avellino, pur non usufruendone appieno. Il sindaco ha già risposto. Ho risposto che lo farò a questo punto l'abbonamento, ma entreranno meno soldi nelle casse della società, perché facendo i biglietti era come se facessi un doppio abbonamento. Saluto Antonia Ciampa, che è una tifosissima dell'Avellino, segue tutte le trasferte, quindi
Mercogliano è attivissimo come paese al seguito dell'Avellino Calcio, quindi la saluto e la invito a seguire l'Avellino come ha fatto farsi l'abbonamento e a farsi anche l'abbonamento. Allora, noi non so, sono chiamata a gestire un po' i tempi della trasmissione perché c'è Palmiero che fa dei segni insomma inequivocabili. Allora mandiamo il servizio realizzato dal nostro Sabino Giannattasio. Io sono addetta ai tempi, ma non ricordo i servizi sulla difesa. Sulla difesa, sulla Ezza e sul volto nuovo oggi in casa Avellino. Questo ci ha preparato Sabino Giannattasio. Speriamo di aver azzeccato. Vediamo. Dopo Santiago Morero, la difesa biancoverde si arricchisce di un altro centrale difensivo argentino, Julian Illanes Minucci, classe 97, cresciuto nel settore giovanile dell'Istituto Nacional de Córdoba, club della sua città, e lui l'ultimo volto nuovo della rosa biancoverde. Con la casacca del club argentino, esordito in Primera B Nacional, collezionando 21 presenze totali ed un gol. Nel gennaio 2017 è arrivato il trasferimento alla Fiorentina, con la quale ha partecipato al campionato primavera. La scorsa stagione è stato girato in prestito all'Argentino Juniors prima di ritornare a Firenze. Giuliano Laezza è un altro dei giocatori arrivati a rinforzare il reparto arretrato. Il calciatore ex Regina Leonzio è un autentico mastino. Il 25enne partenopeo ha giocato anche con le maglie di Arzanese, Gubbio e Savoia. Positiva l'esperienza siciliana, così come quella di Reggio, in cui ha collezionato 36 presenze e messo a segno 2 reti, indossando anche la fascia di capitano. Questo programma è presentato da... Fusco, specialisti della nutrizione animale. Novofil, azienda fondata negli anni 80 con unica sede a Mano Calzati. È un'azienda leader nella produzione di filo per saldare, dotata di tecnologie all'avanguardia per garantire costanza nella qualità dei prodotti. L'azienda è specializzata nella produzione di fili in acciaio al carbonio e nella distribuzione di fili inox ed alluminio. Novofil è oggi sinonimo di affidabilità, flessibilità, qualità e servizio ai clienti finali, tanto da seguire l'intero processo, dalla trafilatura dell'acciaio al prodotto finito. Grazie all'esperienza acquisita, Novofil distribuisce i propri prodotti in tutte le parti del mondo, dall'Europa agli Stati Uniti d'America, fino ad arrivare ai mercati dell'Africa e dell'Australia. Novofil, via Variante Est Avellino, strada statale 7bis, chilometro 306-900, Mano Calzati. Per info www.novofil.it. Niente fumo e cibo sano, anche al cuore si comanda. Allora, ci hanno visto durante la diretta che stiamo mangiando, mamma mia Maria, è una cosa eccezionale. Che cos'è, sindaco? Ma guarda, questo è un orgoglio mercogliere, è un prodotto che ci ha dato tanta soddisfazione. L'amico Gianni, detto il caporale, che ha il mitico Gianni il caporale, dopo 36 anni ha rispolverato una tradizione di famiglia. Il grande papà Alfonso ha prodotto questi gelati che sono chiamati il bacio e che dopo 36 anni il figlio ha riprodotto. Solo nella scorsa domenica ne ha venduti circa 1000. Mercogliano ha risposto in una maniera impressionante e con queste serate al viale che stiamo facendo la domenica con questo intrattenimento serale lungo il viale San Modestino con quest'aria verde, anche un'altra
un'altra attività ripresa dal passato, abbiamo ridato un po' di verve a questo territorio, a queste attività commerciali che negli anni hanno un po' sofferto. E Gianni ha voluto omaggiare la cittadinanza riproponendo il bacio. C'è anche verde al pistacchio, sì, giusto? Si fa una sorta di gara, se si trova il bacio al pistacchio, okay, si vince il bacio, un altro bacio. Quindi, spettacolare. Mercogliano è la città dei baci, è la città. Non ne dia troppi, sindaco. Intanto Maria, Maria per rispetto l'ha posato. È difficile, lasciare. Salutiamo Davide. Ciao Davide. Ciao. Allora, direi di leggere qualche messaggio, allora, sì, Maria, perché stanno protestando da casa. Davide, perché stanno protestando i nostri telespettatori. Allora, ci chiedono di Paparusso, di Genovese. Sì, io adesso forse mi sono perso. La questione De Marco, lo diceva Marco prima. Insomma, anche questa, diciamo, Marco, possiamo dire che è legata a doppio filo, sì, alla priorità Castaldo. Cerchiamo di capire nelle prossime 48 ore che cosa succede con Castaldo. Sicuramente subito dopo c'è De Marco, solo in terza posizione, eventualmente ancora Blondé. Poi situazione sponsor ne parliamo dopo. Sì, esatto. Ci sono i 50.000 euro del Bari. Vi ricordo che l'incasso con il Bari andava diviso al 50%. Solmita, leggiamo Solmita, dai. Allora, Marco, Avellino come città dovrebbe fare più abbonamenti, 56.000 abitanti e si fanno sì e no 1.500 abbonamenti, è sempre la provincia che fa più abbonati, anche in Serie B la città risponde poco come presenza, allo stadio dovrebbe fare molto di più, è una critica costruttiva la mia. Gabriele De Vito, sindaco, le consiglia di fare sia l'abbonamento sia di comprare il biglietto di volta in volta, per, come dire, però forse questa è una soluzione, sì, esatto, come dire, un po' dispendiosa, per cui, insomma, poi ci chiedono di Evangelista Genovese. Sì, sono ancora in gruppo, però so per esempio per Genovese che c'è anche una proposta proprio dalla Casertana, se non si decidono e li tengono sempre in prova, prima o poi qualcuno lascerà il gruppo, stile Grande Fratello. Volevo il microfono di Marco perché c'è Giovan Battista Miranda che ci dice: ma lo sponsor, volevo rispondere, ora glielo diciamo, sì. E poi salutiamo Domenico Lombardi, tifosissimo, che vive a Bologna, ma avellinese doc, irpino doc, che dice: ma la ragazza bionda è un nuovo acquisto di Disomma. Non sono un nuovo acquisto di Disomma, no, Ditti, anche se piedi non ci so fare magari niente, chissà. Allora, lo sponsor l'abbiamo detto ieri nel corso del telegiornale, è Andrea Riccio, che è l'amministratore delegato della Innovation Solution, che è un'azienda che ha sede legale a Roma, che si occupa di energie rinnovabili, nuova economia e anche di prendere calciatori, valorizzarli e eventualmente poi guadagnare sulla rivendita degli stessi. Perché questa operazione vada in porto, cioè una sponsorizzazione e una gestione del settore giovanile, con lo schiavo che dice di essere intermediario, poi vedremo se sarà davvero così, deve avere sempre l'ok da parte dei commissari. Dobbiamo capire quando arriverà questo ok, ma Marco, ci sono delle scadenze da rispettare? Assolutamente ci sono delle scadenze, perché prima ancora che a fare lo sponsor, questa azienda è interessata a gestire il settore giovanile. Con un mercato che si chiude il 2 settembre, insomma, o si chiude entro questa settimana oppure non se ne farà nulla. Non a caso sono congelate le altre squadre, oltre a quella di Rocco, l'Under 17 e l'Under 15. Quindi si sta continuando a parlare, si resta in attesa di questa insomma fumata bianca e risposta da parte dei commissari, e auguriamoci che arrivi, perché l'offerta a quanto pare è sostanziosa. Marco, una sollecitazione importante ci arrivava, sì, da Paolo Villaricca. Come che salutiamo, sì, nostro amico tifosissimo, sì, ormai che vive in Germania da tanti anni. Come fare l'abbonamento per chi vive all'estero? Intanto il sindaco c'è la soluzione web, Marco, online. Sì, c'è la soluzione web. Paolo ci ha scritto dalla Germania anche oggi, perché ci sarebbero addirittura 11 persone dall'estero interessate. Sarà nostra premura fare da tramite con l'ufficio stampa e inviarvi direttamente il modulo e il link, in modo che
anche voi potrete contribuire da veri tifosi. Allora, sindaco, sabato sarà il giorno di vigilia, ha detto sabato perché purtroppo sono ancora abituata che giocavamo di sabato, di vigilia di Avellino Catania. Domenica ha detto una cosa importante Gnoffo: nei confronti di questa squadra c'è curiosità, dobbiamo mantenerla alta, dobbiamo dimostrare, oltre che chiaramente vincere, lo spirito, e lo spirito però mi è sembrato quello giusto. Ma grandissimi sono stati domenica, ho visto una squadra veramente compatta, una squadra che è entrata in campo per vincere nonostante le difficoltà fisiche di una settimana sola di preparazione, quindi credo che hanno dimostrato questi ragazzi la massima dedizione a questa squadra, e quando, come si dice, ben inizio a metà dell'opera, quindi credo che ho visto un grandissimo Rossetti, come ho visto uno Zullo stratosferico in difesa, non ne ha fatta passare una, e pertanto credo che abbiamo del materiale che può darci soddisfazione, abbiamo grossi giocatori, speriamo che con qualche innesto entro fine agosto riusciremo poi ad entrare nel vivo del campionato con una squadra competitiva. Sorrido Maria perché sto guardando il gelato. Ah, no, pensavo perché avevi letto il messaggio che ti ha mandato il nostro amico Alessandro Solmita. Che dice? Dice: Titti, dopo il mare è arrivata ancora più bionda e un po' più abbronzata, e soprattutto fa parlare poco gli altri. Bentornata a Titti Festa. Io non so, cioè veramente io non so proprio, Alessandro, sto facendo la bravissima, non sto dicendo niente, ho lasciato lo scettro a Maria proprio perché non volevo sentirvi. Come faccio sbaglio. Allora, proiettiamoci al Catania, stiamo perché poi Catania, il servizio ecco che ci attende è quello sul Catania. Un servizio sul Catania che arriva al Partenio Lombardi senza tre elementi, ce lo dirà Sabino Giannattasio. Noi invece non avremo a disposizione Parisi perché è squalificato per un turno. Pronti via, e per l'Avellino ci sarà subito un avversario ostico in campionato. I lupi affronteranno tra le mura amiche il Catania, il rivale di sempre. Una gara sulla carta tutt'altro che semplice per i biancoverdi, che avranno davanti un osso duro: 154 punti conquistati negli ultimi due anni per gli etnei, che però non sono riusciti ad ottenere la Serie B. Camplone, in vista della sfida di domenica, non potrà contare sull'esperto Biagianti e su Calapai, maglia da titolare per Biondi, così come non ci sarà Esposito, mentre in avanti probabilmente ci sarà spazio per l'ex Catania. A centrocampo invece arrivano risposte importantissime da Welbeck e dall'intramontabile Lodi, giocatore che ha sempre fatto molto bene contro l'Avellino. L'ex allenatore di Perugia e Lanciano si affiderà al classico 4-3-3, a guidare l'attacco dovrebbe esserci Di Piazza. Il calciatore con un passato a Lecce è sembrato essere molto in palla in questo precampionato. Diciamo la verità, che stiamo pensando? Io al gelato, dico la verità, anche perché si avvicina ora di cena. Mamma mia, incredibile. Vabbè, allora Davide Bolognese, bella iniziativa, ne abbiamo già parlato col sindaco, con la Proloco, sta andando anche bene, vedo che ci sono tanti ragazzi che vengono a giocare qui. Sì, abbiamo ripreso un po' le attività degli scorsi anni, rinnovando un po' il campo che era in uno stato di usura. E la cosa bella è stata che abbiamo terminato il campo alle 4 di pomeriggio e dopo 10 minuti già c'erano i primi ragazzi a giocare, quindi la popolazione ha ben accettato questo piccolo spazio all'aperto e mi fa molto piacere, anche perché sono un baschettaro. Quindi... A proposito del baschettaro, ti faccio una domanda dolente, sì. Chiaramente sulla Scandone, questo 2 settembre è fondamentale, festa oggi, super sindaco Festa ha detto no, non vi preoccupate, la Scandone si salva come l'Avellino, beato lui che è così convinto. Ma io rappresento la società di pallacanestro, il basket club. Noi come società abbiamo deciso di non esprimerci pubblicamente in merito alla vicenda, anche perché in settimana c'è stata l'intervista di Ciro Melillo, la risposta del sindaco. Tutti noi ci auguriamo che il 2 settembre arrivi una fideiussione e che il 3 si possa iniziare con una squadra. L'unico dato certo è che poco fa ho sentito dei miei colleghi che hanno, di Serie B, che hanno iniziato i raduni. E questa è l'unica preoccupazione, però confido in Festa politicamente e anche sportivamente, diciamo. Confidiamo tutti in Festa per la Scandone. Allora Marco,
Abbiamo visto il servizio sul Catania, abbiamo anche fatto così un riepilogo sulla situazione in casa Scandone. Diciamo anche che giovedì ci sarà un'amichevole a Venticano contro le Clanese a partire dalle ore 16, quindi speciale ritiro, si trasferirà nuovamente ed andrà a Venticano, giusto? Certamente, saremo lì e poi domenica vediamo, stiamo valutando, certamente ci sarà un dopo partita su Sport Channel con immagini, chi lo conduce? No, ma non penso, forse ancora non in studio, però immagini, in studio, interviste. Chi lo conduce? La signora Maria. La Mora. Allora, noi siamo in chiusura, facendo sintesi sulla settimana, sappiamo che ci sono ancora i lavori al Partenio, quindi domani l'Avellino si allenerà, non si allenerà. Marazzo, che come avevamo parlato già con te, c'è la possibilità doppia seduta su metà campo, non quello interessato dai lavori, sull'altra metà o alternativa country. Giovedì c'è l'amichevole. Venerdì volevo dire una cosa importante, in realtà comincia giovedì, venerdì e sabato, 13° Memorial Gasparro ai campetti rossi Ugueiego a Via degli Imbimbo, dedicato a Dino Gasparro, tifoso scomparso prematuramente. È sempre un momento importante per la Curva Sud, di solidarietà, di musica, di divertimento e di allegria. Venerdì sera dovrebbe esserci una delegazione dell'Avellino. Noi ovviamente saremo lì a farvi vedere tutto quel che accadrà al Memorial. Allora, è il momento dei saluti e dei ringraziamenti. Grazie sindaco Vittorio D'Alessio, buon lavoro, perché il lavoro è tantissimo. Grazie a voi di questa visita inaspettata fino a qualche giorno fa, e niente, il lavoro è tanto, ma una bellissima squadra, quindi ognuno di loro ha delle deleghe importanti e piene, quasi fatto. E quindi ognuno loro sta facendo un lavoro encomiabile che porterà i suoi frutti. Grazie. Marco Ingino appena stoppato da perfetto cestista. Grazie a Fiorentino Saveriano, grazie alla presidente della Prologo Stefania Porraro, a tutta la giunta e ai consiglieri. Grazie Maria Stanco. Grazie Titti Festa e grazie Marco Ingino. Palmiro non lo salutate? Sì, Palmiro Napoli chiaramente lo salutiamo in regia, ribadiamo, solo per qualcuno che ce lo sta chiedendo per l'ultima volta, trattativa Castaldo tutta aperta, altro che non esiste trattativa, non è possibile, mi sono interfacciato anche con l'agente, l'accordo tra le parti ci sarebbe, dipende tutto dalla Casertana. Se Castaldo non viene perché la Casertana dice di no, ma non perché l'Avellino in questo momento non può prendere Gigi Castaldo. O soprattutto che lui non voglia venire. Assolutamente. Grazie al comune di Mercogliano, ci vediamo giovedì per una nuova puntata di Speciale Ritiro. Restate su Sport Channel. Questo programma è presentato da Fusco, specialisti della nutrizione animale. Novofil, azienda fondata negli anni 80 con unica sede a Mano Calzati. È un'azienda leader nella produzione di filo per saldare, dotata di tecnologie all'avanguardia per garantire costanza nella qualità dei prodotti. L'azienda è specializzata nella produzione di fili in acciaio al carbonio e nella distribuzione di fili inox ed alluminio. Novofil è oggi sinonimo di affidabilità, flessibilità, qualità e servizio ai clienti finali, tanto da seguire l'intero processo, dalla trafilatura dell'acciaio al prodotto finito. Grazie all'esperienza acquisita, Novofil distribuisce i propri prodotti in tutte le parti del mondo, dall'Europa agli Stati Uniti d'America, fino ad arrivare ai mercati dell'Africa e dell'Australia. Novofil, via Variante Est Avellino, strada statale 7bis, chilometro 306-900, Mano Calzati. Per info www.novofil.it.
Niente fumo e cibo sano, anche al cuore si comanda.